2-2. Dopo il debutto vincente in casa contro i Dane Basket Quarrata, l'Amen Scuola Basket Arezzo si presentava nella delicata trasferta in casa della Libertas Invictus Livorno, formazione già affrontata dagli Amaranto in Coppa 2 settimane fa e che in quell'occasione già aveva dimostrato tutte le sue qualità. I labronici di Angiolini erano reduci dal blitz a Siena, sponda costone, confermando di avere tutte le carte in regola per disputare un campionato di primissima fascia. Da tenere d'occhio c'era soprattutto Tellini, che nella prima partita di campionato era stato autore di 15 punti, dimostrando come stia dando un'impronta in regia alla squadra di Angiolini. Ottima era stata anche la prestazione difensiva della Libertas, che aveva tenuto il costone a soli 56 punti realizzati. Dunque per l'Amensba si trattava di una trasferta davvero insidiosa, come ha dimostrato anche il primo quarto della gara, chiuso 15-14 per Livorno. Controsorpasso Arezzo però all'intervallo lungo, vantaggio Amaranto di un punto 36-35, vantaggio che si allunga nel terzo quarto 58-51, una partita che si gioca punto su punto e che la SBA riesce a far sua con un 81-76. La differenza l'ha fatta Kirlis, il grande colpo estivo del mercato dell'Amen SBA, fortemente voluto dal presidente Mauro Castelli, che ha messo a referto ben 29 punti. Determinante anche l'altro nuovo arrivo, Dolfi, che di punti ne ha segnati 14, ben 22 ancora una volta quelli di Cutini, 10 punti per Giammetti, 5 per Provenzal. L'Amen SBA dunque viaggia col vento in poppa, punteggio pieno in classifica.